Buonasera, commissario. Buonasera, signorina. Mi dica. Io vengo a fare la denuncia. Che è successo? Sentiamo. Ha conosciuto una russa? Hace un par de días se ve. E mi ha dejado. C'è lei di Gennaro, che c'ha una figlia a scena. E vuole un esorcismo. Sta storia dell'esorcismo sta passando la mano, bimbo. Io so, li vuole. Sono contentissima che siete venuto, padre. E sono disperata. Non ce la faccio più. Ho saputo che la vostra fama è arrivata sino a Roma, che siete andati a Roma addirittura a fare un esorcismo. Spero che riusciate a fare qualcosa anche per quella stronza di mia figlia. Quella cretina, quella parassita. Mi ha rovinato la vita. Ero una bella donna. Vero, tutti mi cercavano. Facevo la bella vita. Pippavo ogni giorno e me la offrivano. Adesso non mi cerca più nessuno, sono distrutta. Spero che riusciate a fare qualcosa anche per quella cretina di mia figlia. Quella stronza. Andate, andate. Exorcisamus te, omnis immundus, spiritus, omnis satanica potestas. Siamo tranquilli qui, vedi? Certo che siamo tranquilli. Tra qualche mese me la faccio con un commissario di polizia, non ci tocca nessuno. Ah, è bravo lei, bravo. È una sigaretta. Regna terre, cantate Deo. Sallite domito, tribute virtutim Deo, exorcisamus te, omnis immundus spiritus. Ehi, don! Bestia del Satana! Vedi che Lady Gennaro ti vuole fare un omaggio. Vieni! Don! E allora hai deciso? Te ne vai, mi lasci nella merda. Sì. Me lo risposi su due piedi. Mi dispiace, ma... Ma che mi dispiace? Ma che mi dispiace? Dispiace di che cosa? Con dove devi andare? È la mia ultima occasione. Che occasione? Avevamo un servizio sul Papa, che molto probabilmente non è Papa, è una finta sua da travestita. Avevamo un servizio sui bambini dell'asilo, che mangiano le caramelle, non sono caramelle. Abbiamo tra le mani un sacco e mezzo di roba. Mi telefono da tutte le parti e tu con quella faccia mi vieni a dire che te ne vuoi andare. Per me è una grandissima occasione. Io da stasera vado a fare il caporedattore in un giornale importante. Con quella faccia. Che devi fare il caporedattore? Questo è un giornale indipendente. Io ho speso centinaia di migliaia di euro. Antenne, redazioni, fax, giornali. E adesso questi soldi me li do. È la mia grande occasione, sono soldi e prestigio. Chi ti ha trovato questo posto? L'ho avuto dal mio suocero, questo posto. Ah, quel grandissimo fascista! Allora tu sei come lui. Finalmente ho capito, sei un fascista di me. Vai a fare in culo, tu e lui, e ricordati che questo è un giornale indipendente! Mi dispiace, direttore. Tu e quel fascista di merda, il tuo suocero, hai capito? Hai capito? Se no io la prossima volta... Wow.
Wow.